Benvenuti. Grazie. Grazie. Continuiamo la volontà. Però che vedete che io sono arrivato stamattina con un diluvio. C'era un diluvio. E dico, qua qualcosa non funziona. Però poi dopo. Adesso quest'anno il programma è molto più corposo, perché siamo usciti da Gaeta, diciamo, grazie al nostro delegato del gruppo di Gaeta, che è giovanissimo, che è di Cicco, da lì abbiamo ancora altri giovani che pronti a prendere il passo, perché Gaeta non si può perdere, no? E grazie a lui che si è allargato su altri comuni confinanti, quindi sul comune di Itri, che domani ci accoglie, ci aspetta con tanto amore, affetto, e il comune di Formia, dove è stata esposta una mostra bellissima, è andata oltre ogni aspettativa sulle medaglie, le medaglie degli uomini illustri, ma addirittura ci sta una medaglia d'oro dell'assedio di Gaeta, pezzo rarissimo, originale, tutta roba originale. E poi il comune di Viturno, che diciamo, purtroppo non siamo riusciti a innestare nell'evento, sta in coda all'evento, ma l'anno prossimo contiamo di andarci là, diciamo, anche in un modo diverso, quindi all'interno dell'evento, ecco, metterò nelle visite. Mentre domenica ci andrete a Termine, e quindi ognuno con mezzi propri, andrete a Viturno a vedere il famoso bellissimo ponte sul Garigliano, un po' di inferno. L'ingresso è gratuito, ci sono delle visite, ci sono delle guide dell'associazione Giura che vi guideranno, vi spiegheranno tutti gli aneddoti particolari. Quindi abbiamo questi, siamo usciti fuori da Gaeta, a parte Gaeta poi, che è magica il nostro tempo. Bene, poi quindi abbiamo il pomeriggio molto di domani, molto diciamo complesso e complicato per noi. Ci sono vari interventi, c'è il premio Capobianco, domani vedremo chi è questo prete Don Paolo Capobianco, che a Gaeta ha lasciato un solco che non si spegne, non si chiuderà, non si tornerà mai, perché è stato un sacerdote d'eccezione, è uno storico d'eccezione, ha scritto 59 libri. Quindi, e per le sue idee è stato relegato all'isola di Ventotene. Io domani non so se riuscirò a leggere la sua lettera da Ventotene, pubblicata tra l'altro, e quindi abbiamo istituito è stato ideato questo premio Don Paolo a personaggi, a persone che si sono distinte nella cultura meridionalista, oppure soltanto, diciamo, come nelle azioni, insomma, ecco, che in qualche modo ha fatto per la cultura. E poi, vabbè, le serate bellissime si concludono con concerti o tombolate, quest'anno ci sta questa cosa fantastica, e quindi insomma, c'è tutta una... E poi domenica abbiamo il clou, abbiamo la messa quest'anno, pensate, in Milano, no? Ci hanno negato le chiese, perché noi non potevamo avere la messa tutta per noi. Io ho chiamato Don Luciano Rodo, non lo vedo, eccolo là, e gli ho detto sicuro, perché lui conosce il padrone di casa, ha detto no, messa, non ti preoccupare. Insomma, alla fine ci hanno negato le chiese, sì, è vero, ma alla fine c'era la chiesa di San Francesco, quella bellissima, con la statua di
con la statua di Francesco Ferdinando di Borbone, e la messa la si dice la presiede, dico bene, l'arcivescovo. Pensate che noi manchiamo in quella chiesa, dal 2001, perché nel 98 fu cacciato Don Paolo, nel 2001 si staccò la palla con la croce dalla chiesa e sfondò la chiesa esattamente 10 giorni dopo che i Savoia erano andati dentro. E da allora, la chiesa è rimasta in manutenzione per anni e quindi non siamo andati più. Adesso ritorneremo di nuovo alla chiesa di San Francesco. Va bene, non ho fatto lunga, non ho fatto un po' riassunto di quello che ci aspetta queste giornate. Questa sera non è importante, è molto importante, perché grazie agli scrittori, grazie ai nostri compatrioti che si sono messi a scrivere per divulgare, perché non serve a nulla sapere se non si dà. E quindi ognuno ha scritto cose importanti, ricerche, frutto di ricerche, e seguendo quello che è poi il dettame di Don Paolo Capobianco. Siamo in tanti e non lo sappiamo. Il nostro dovere è raggiungere tutti. Quei libri, anche, è uno strumento importante. Abbiamo internet, ma il libro è uno strumento importantissimo, fondamentale. Gira dappertutto. Abbiamo ormai una bibliografia che fa paura. Siamo diventati ormai insuperabili. E questa cosa è fondamentale per una nazione. Io adesso passo accennare le crescenze, che è uno dei nostri punti importanti, punto di riferimento. Grazie alla sua fantastica idea di qualche anno fa, lui e altri 3 o 4 pazzoidi, gli venne l'idea di dare vita all'identità meridionale. Se no. Del Comune di Gaeta, approfitto dell'occasione anche per ringraziare il Comune di Gaeta che in queste giornate ci è vicino in tanti modi, tra l'altro, e fatemi dire una cosa, lo diremo anche domani, lo diremo anche domenica, con tutti gli spalti, grazie a questo signore che è in terza e quarta violare, si chiama Daniele Radicinque, senza il quale diciamo, probabilmente tanti di noi non sarebbero qua, perché sta lavorando H24, è vero che gli danno 10.000 euro al mese, ma anche per lui. Il caro e buon Riccardo Pazzaglio diceva questa cosa nelle prime serate in cui ci vedevamo in giro per Napoli, che saranno ospiti degli alberghi importanti, Rotary e cose di questo tipo, quando nacque il momento la propone, la prima cosa che diceva Riccardo, quando iniziamo noi, siccome il Borbone, insomma i libri, cioè, la gente era convinta che dietro di noi ci fosse qualcosa di diverso rispetto a quello che sembrava un gruppo di pazzoli, giustamente Alessandro, Riccardo diceva fatemi una cosa perché sennò già quando è bene Dio ci rimettiamo, ci vuole che iniziamo un attimo a parlare di altre cose. Devo dire, questo slogan di Riccardo è stata una benedizione, a volte anche un po' una maledizione, soprattutto per le nostre mogli e i nostri figli che a volte sono costretti a sopportare queste trasferte, queste giornate non solo per Gaeta durante l'anno. Quindi ci vediamo al saluto di Maria Pia e del Comune di Gaeta. Grazie. Saluto, lo faccio veramente molto volentieri. Ci rivediamo, ve li do il benvenuto a tutti voi, perché sicuramente moltissimi di voi. Ci siamo incontrati non soltanto in questi ultimi 3 anni, perché almeno da quando ho avuto questo incarico sono 3 edizioni, però l'evento sul Borbone è storico, assolutamente, quindi io anche come cittadina negli anni precedenti ho sempre partecipato, quindi molti di voi li ho già conosciuti. Un saluto veloce, però credetemi, fatto con il cuore,
è vero che porto saluti istituzionali, ma aggiungo sempre che porto soprattutto i miei, quelli fatti con il cuore, perché non soltanto credo negli eventi culturali, ma credo in quegli eventi che siano identificativi di una realtà territoriale. Quindi sicuramente l'evento sui passi del Borbone è un evento che appartiene a Gaeta, ma non solo a Gaeta. Quindi ben detto ciò che è stato precisato poco fa, è bravo il dottor Ricicco, ma è anche la volontà dell'amministrazione comunale di rendere partecipi anche gli altri comuni, perché noi abbiamo la medesima storia e quindi è giusto che non ci siano distaccati e confini territoriali. Una notazione personale che può aggiungere qualcosa al mio saluto che ho definito caloroso ed emozionato è perché io ho una storia particolare che mi ha portato a Gaeta per l'attività di militare di mio marito, ma mi sono innamorata di Gaeta, che già conoscevo, ma c'è un filo conduttore particolare, perché dovevamo rimanere a Gaeta per breve tempo, ma io sono cresciuta, vissuta fino alla laurea conseguita a Napoli, a San Leucio di Caserta, e il mio cognome Alois è strettamente legato alla storia dei Borbone. Io ho sempre davanti a me l'immagine del cancello di San Leucio borbonico, grazie a Dio conservato intatto, davanti al quale c'è affisso, ben protetto da una teca, lo statuto della Real Colonia di San Leucio. Bene, io anche come insegnante di storia ho fatto il più possibile parlare i documenti, non filtrati dai libri, ma neanche filtrati dalle mie parole, i documenti. Ebbene, lo statuto della Real Colonia di San Leucio la dice lunga su questa monarchia illuminata. Quindi Gaeta è giusto che celebri e ricordi non solo l'assedio, perché comunque questa non è stata una sconfitta. Noi comunque abbiamo, noi abbiamo combattuto, come ci identifichiamo. Sì, abbiamo combattuto orgogliosamente, senza mai rinunciare alla speranza di poter conservare ciò che era stato costruito, ma non ci riteniamo degli sconfitti. Quindi vi auguro buon lavoro e grazie a tutti quelli che sono venuti. Questo incontro, la prima sezione, diciamo, di questi lavori che vedo impegnati per 3 giorni, è un incontro fatto forse 2 o 3 anni fa, ci viene in mente l'idea di far confluire il venerdì sera un po' di amici, un po' di persone per parlare di un tema che è un tema interessante, cioè quello che viene pubblicato al sud, dal sud e per il sud. Fino a circa 25 anni fa, gli unici che pubblicavano libri legati a un certo tipo di storia, di cultura, erano rappresentati da una piccola casa editrice, eroica casa editrice, che era l'editoriale Egidio, che è diventata in questi anni la fondazione Egidio, che continua le sue attività, quindi questo è un membro in più per loro, per tutti noi che continuiamo a seguirli. Oggi invece vedo su questo banco tanti libri pubblicati anche da altre case editrici. Vuol dire che questa storia, queste storie iniziano a funzionare, vuol dire che anche dal punto di vista, diciamo, brutalmente, non per quello che ci riguarda, lo dico anche come autore, in genere noi dai nostri libri non riusciamo a ricavare granché, ma questo non è un problema. Vuol dire che dal punto di vista anche commerciale c'è chi ha capito che questo tipo di temi funziona, che le persone sono interessate a sapere che cosa siamo stati, cosa facevamo, chi siamo stati 150 anni fa e che cosa è successo per 150 anni a questa terra e a questa gente. È diventato quello neopagone, quello previsionista, quello terrore, chiamiamo come vogliamo, un trend di grande successo, per cui anche case edifici che prima non si interessavano di certi temi hanno iniziato a capire che questi temi sono interessanti e interessano un numero crescente di persone. Qualcuno tra i nostri avversari intercettai tempo fa un dialogo tra vari avversari, sono diversi in giro, anche sui social, dice, pensate che questi sono diventati molto potenti, questi entrano nelle scuole, entrano nelle università,
dispongono di televisioni e di case editrici, manco fossimo per il comune. Allora vuol dire che diamo all'esterno, ai nostri avversari, un'idea di forza che forse abbiamo, che fatemi dare i numeri. Non siamo mai stati così tanti, Verdi, Sera, Masala di Gaeta, tutte le spese nostre, ben chiarito perché nessuno ci finanzia, ben chiarito. Non siamo mai stati tanti, domani sera c'è un picco che è per forza il più alto della storia di Gaeta, abbiamo oltre 200 persone prenotate in questi alberghi. E devo dire che mai come quest'anno c'è una Gaeta fatta tra di noi, con i nostri amici istruttori, i nostri amici storici, non ci sono ospiti stranieri, tra virgolette. L'anno scorso c'era il grande Davide, poi è passato con noi Povia, l'altro anno Usaro. Vuol dire che la gente viene a Gaeta perché Gaeta vale da sola, perché Gaeta è sacra da sola, perché questi giorni sono sacri da soli, con buona pace di chi vorrebbe che tutto questo in qualche modo fosse cancellato. E di poche ore fa questo maldetto tentativo da parte dell'Arma dei Carabinieri di cancellare dal sito dei Carabinieri due o tre pagine che descrivevano la storia in maniera, devo dire, molto corretta. Tra l'altro quelle pagine sono state scritte da un generale dei Carabinieri, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, autore di 5 esercizi di grande successo, credo 80enne, e direttore della rivista ufficiale dei Carabinieri. Perché se quelle pagine avessero scritte loro, non se ne erano accorte che erano corrette, ma le ha scritte un pezzo grosso dei Carabinieri, e qualcuno ha avuto la bella idea di cancellare quei riferimenti. Domani ce ne parlerà meglio anche Gigi Di Fiore, che è stato un artefice di questo scoop e anche dello scoop contrario con cui è stata cancellata questa pagina. Devo dire, fatemi passare il termine, stupidamente, perché quando nell'antichità si incendiavano i libri c'era il rogo e il libro si perdeva, perché una volta che era bruciata la pagina era quella, la memoria veniva perduta. Oggi su web esiste una cosa completamente inutile, perché gira peggio. Questi messaggi ci verranno quintuplicati, quintuplicati, perché immaginiamo quello che succederà in questi giorni, le pagine riprodotte del sito, le polemiche, eccetera, una stupidata che dal punto di vista comunicativo è enorme, che dimostra, devo dire, la debolezza forse di certe tesi, fatemelo dire, dimostra anche la forza invece delle nostre tesi. Se qualcuno oggi, ancora oggi, è costretto a superare la censura per cancellare delle pagine che poi dicevano tre o quattro verità molto semplici, si trattava di invasioni, che i briganti furono ammazzati, che lo Stato usò solo la mano militare, che forse i nostri soldati a migliaia morirono a Fenestrelle, insomma niente di tanto sconveniente, tutte cose semplici e vere. Le stesse cose semplici e vere che noi ritroviamo in tanti dei libri che presentiamo stasera in questa rassegna, che è diventata un appuntamento importante, perché noi siamo nati come rassegna, diciamo, libri dalle due Sicilie forse 3 anni fa, con 3 o 4 libri. I libri poi sono diventati 7, 8, quest'anno ce ne sono 15, e altri purtroppo li abbiamo dimenticati, perché magari non ho mai contatti con tutto il mondo, si pubblica libri legati a questi temi, ma siamo felici del fatto che ci siano sempre di più e che gli amici che poi ci fanno sapere che hanno pubblicato il libro siano sempre di più, legandoli a questo tipo di attività, quello che noi riteniamo una vera e propria missione, quella di divulgare pezzettini, verità storiche che poi costruiranno il sud del futuro, quando i nostri giovani saranno chiamati, ci auguriamo, non più ad emigrare, ma a costruire un sud del futuro al sud e non altrove. Rapidamente chiedo agli autori presenti, è una cosa strana, però chiedo agli autori presenti di presentare il proprio libro, perché al di là del fatto che molti libri che abbiamo letti, forse non c'è persona più adatta di un autore per raccontare che cosa ha scritto e perché lo ha scritto. Quindi seguiamo più o meno una scaletta, chiedendo agli autori presenti di avvicinarsi qui, di presentare insieme a noi il loro lavoro, magari per una decina di minuti, 5-10 minuti se è possibile, in modo che cerchiamo di capire che cos'è quello che loro hanno prodotto, che cos'è stato il frutto di questo lavoro, che ci auguriamo possa anche essere oggetto di vendita, perché i libri vanno venduti, i libri vanno comprati, i libri vanno letti e vanno divulgati, anche prestati, se è perduti, come da spesso non si mai come con questi libri bisogna farli girare il più possibile. Nadia per dire non c'è ancora, perché mi ha mandato poco fa un avviso che ieri la presa gli ha mandato un vice colleghi che hanno avviato il giorno prima di una riunione del pomeriggio, ed era in lacrime da Caserta. Vi dico, ho scritto una pagina che pubblicheremo sui nostri siti legata al libro di Nadia, che dice che troverà, cioè che parlerà bene, ha scritto un libro su Michelina di Cesare, la brigatista famosa anche per quelle foto bellissime e drammatiche e tragiche. E devo dire che il libro di Nadia, per dire, è veramente un bello libro. Ho finito di leggere ieri notte in un
paio di notti, si fa leggere molto bene, è una storia anche di vite. Francesco Guerra e Michela di Cesare furono due grandi personaggi, e Nadia non solo racconta con i documenti dell'archivio di Stato di Caserta alla mano, per una vera storia, perché in tanti hanno scritto di questa brigandessa scrivendo, diciamo, un sacco di cavolate, anche atteggiandosi a storici più o meno ufficiali, invece anche ha lavorato per mesi nell'archivio di Caserta, ha tirato fuori la vera storia di Michela di Cesare, e soprattutto poi ha fornito a tutti noi un quadro storico perfetto per quello che erano le vere motivazioni del brigantaggio, lo sviluppo del brigantaggio, l'entità delle forze in campo, dei massacri e della crudeltà che accompagnò queste storie fino alla morte di Michelina di Cesare e fino a quelle fotografie che poi di fatto la umiliarono in vita e in morte, ma che poi in fondo l'hanno resa immortale, perché se ne stiamo parlando oggi anche grazie a quelle foto che ne conosciamo e che riconosciamo anche nelle pagine di questo bellissimo libro di Nadia. Non so se è presente con noi Cosimo De Gioia, eccolo Cosimo, perfetto, l'ho visto sopra, perché Cosimo ha raccolto, e ce ne parlerà lui, i pensieri di un nostro grande amico che purtroppo non c'è più e che era Tommaso Cova. Grazie a Cosimo.